Siamo in compagnia di Rosario Affuso, allenatore del Porto Torres. Una partita oggi contro, appunto, contro la Torres, un derby che ai fini della classifica, diciamo, non aveva ben poco da dire, però aveva tanti altri motivi, tante altre valenze. Allora le chiedo se è soddisfatto soprattutto del secondo tempo della squadra, che è andata appunto in svantaggio nel primo tempo. Diciamo che sono molto soddisfatto della partita, anche del primo tempo. Il primo tempo non abbiamo rifinito bene la costruzione del gioco, tenevamo bene il campo ma abbiamo peccato molto negli ultimi 20 metri, stavamo giocando senza attaccanti, quindi senza punti di riferimento, con tre mezze punte, e abbiamo un po' pagato quello. La Torres è riuscita a trovare un gol su palla inattiva e quindi diciamo che la gara del primo tempo è stata un po' condizionata per noi. Ci aspettavamo un 4-3-3 o un 4-3-1-2 della Torres, ce la siamo ritrovata con un 4-4-2, avevamo preparato la gara per giocare più che altro sulle corsie esterne, invece poi, per come si è messa la gara, abbiamo capito poi con l'andare avanti della gara che bisognava invece entrare per vie centrali. L'abbiamo fatto questo molto bene nel secondo tempo, volevamo sicuramente riprendere la partita e vincerla, quindi io mi complimento con i miei ragazzi, perché dopo la vittoria del campionato, la vittoria della Coppa Italia e con oggi anche la vittoria della Coppa Disciplina, è una squadra che ha ancora fame, ha ancora voglia, quindi non devo far altro che complimentarmi con questo gruppo. Certo, eccomi, se l'abbiamo vista, insomma, come detto, il produttore si è già vinto il campionato, però a due minuti alla fine ancora entrare quasi in campo, richiamare i giocatori, ancora massima attenzione sulle diagonali, soprattutto può essere questa la vera forza del produttore, cioè questa sua richiesta da parte nei confronti dei giocatori di mantenere la concentrazione per tutti i 90 minuti anche a campionato acquisito. Sì, diciamo che io non, e i ragazzi lo sanno, non sono stato molto soddisfatto né del pareggio casalingo col Terlalba, che poi era quello che ci ha dato la vittoria del campionato, ma in quella gara noi potevamo e dovevamo vincere, e poi fu condizionata comunque il nostro pareggio da un infortunio del nostro portiere. Però quella di Gavoi, anche se era all'indomani della promozione in Serie D, ritengo che sia stata una magra figura, quindi all'indomani della sconfitta pesante di Gavoi, ripeto, come attenuante c'era la vittoria di un campionato, quindi un attenuante non da poco, però la squadra ha ripreso a lavorare col piglio giusto, e sicuramente a me piace una squadra che finché ci sono impegni, finché ci sono gare ufficiali, giochi sempre al massimo delle proprie possibilità. Certo, e commissario, per concludere, lei insegna, insomma, che le grandi squadre, quelle vittoriose, quelle che fanno i grandi campionati, nascono sempre qualche mese prima anche proprio dell'inizio degli stessi. Allora le chiedo se in vista di questo campionato di Serie D, lei, mi viene da dire, insomma, ovviamente è stato confermato e ci mancherebbe in panchina, se vi state già muovendo e verso che direzione? No, non ancora, diciamo che sì, la dirigenza mi ha riconfermato, il presidente Enrico Pirassi in testa, di questo sono molto soddisfatto, però ancora non ci siamo incontrati. Il campionato di Serie D è un campionato completamente diverso, aspettiamo innanzitutto l'ufficialità del numero dei fuori quota, quindi è chiaro che è una rosa che andrà sicuramente per certi versi rivista per causa del discorso fuori quota, quindi innanzitutto ci metteremo a tavolino con la società e cercheremo, qualora insomma coincidano, e come io credo tutti i punti su cui si vuole basare la prossima stagione, ci metteremo al lavoro proprio per non fare da comparse anche nella categoria superiore. Certo, la ringraziamo Rosario Affuso, mister, in bocca al lupo, ormai il campionato è quasi finito, sono domenica si chiude a Valledoria se non sbaglio, e comunque complimenti veramente da parte di tutto il terzotempo.net, perché siete stati veramente una grandissima squadra in questo campionato. Crepi, grazie mille e complimenti a voi per il bellissimo sito che avete allestito. Grazie, mister.